Allora, intanto io volevo ringraziare tutti quanti gli artisti e i professori che qui sono presenti e che hanno, diciamo, anche diffuso attraverso appunto le conoscenze degli artisti che sapevano anche fare opere, ricerca anche in questo senso, quindi vicina alle tematiche, quindi il professor Di Genova e il professor Vitiello, che appunto hanno rilanciato questo nostro invito. Noi qui al Mitreo ne facciamo molti di bandi aperti agli artisti, perché proprio quello che ci piace è far incontrare i vari punti di vista, e chi meglio dell'artista, che è così originale nel guardare una tematica, può aiutarci ad ampliare la percezione di quel tema. Quindi lo facciamo proprio come una, diciamo, un nostro standard, un nostro modo di essere, da sempre, da quando siamo nati. Ora, naturalmente, la presenza del professor Di Genova, che già anche la scorsa volta con Percorsi d'Arte in Italia, un'altra mostra bellissima, non so chi di voi c'era e ha partecipato, ma insomma anche quella era una mostra di grande rilievo che abbiamo fatto qui. Quindi sono molto contenta di aver, diciamo, ripreso un discorso, perché Di Genova venne, il professor Di Genova venne a uno dei primi incontri che noi facemmo qui nel Mitreo. C'è Paolo Berti, ma non c'è Berti. Non è venuto questa sera, ma ha esposto due bellissimi pezzi. E con Giampaolo Berto, quel giorno c'era anche Guglielmo Giuliotti. Avevamo fatto un incontro molto interessante su arte e società, perché volevamo capire se quest'arte poi aveva ancora una funzione nell'ambito della società. Naturalmente io portavo la tesi che sì, perché io ho fatto questo spazio appositamente, proprio perché volevo dimostrare che la presenza dell'arte e degli artisti sul territorio lo cambiava. E in questi anni, era il 2008 quando abbiamo fatto questa cosa, quindi erano i primi due anni del nostro lavoro, in questi anni siamo veramente riusciti a fare dei miracoli su questo territorio. Voi lo conoscete, sapete anche i suoi trascorsi, sempre in negativo, ma poi quando venite e lo frequentate, se continuerete anche a frequentarlo, vi rendete conto che noi lo stiamo proprio trasformando, e non solo noi come Mitreo, ma c'è una biblioteca di fronte meravigliosa che fa delle cose strepitose, ci abbiamo un'altra struttura calcio sociale che ha inventato un nuovo modo di fare calcio, molto educativo, terapeutico, che invita alla legalità, invita all'autoresponsabilità, a tematiche molto importanti da rimettere al centro, diciamo, delle relazioni. Quindi siamo un gruppo di operatori culturali che si sono uniti insieme grazie alla presenza anche del Mitreo, che ha fatto proprio da sede per dibattiti, per incontri. Ci siamo incontrati moltissime volte, molte cose abbiamo fatto insieme. Questo farlo insieme naturalmente ha cambiato le cose, perché quando si riesce a fare delle cose insieme si cresce, perché il confronto e anche lo scontro, perché ce ne sono stati moltissimi di scontri, e le separazioni ce ne sono state moltissime, alla fine però, siccome siamo adulti e siamo persone in grado di elaborare, ci hanno fatto fare un passetto in avanti rispetto a quelli che erano i nostri limiti del momento. Quindi un confronto e anche uno scontro che nell'apertura ci ha fatto crescere come individui e come territorio, tanto che ci hanno invitato alla Biennale di Venezia già due volte per il modello di sviluppo che abbiamo generato. Siamo riusciti a generare un concorso internazionale di architettura e hanno partecipato studi da tutto il mondo per ideare un nuovo territorio. E non vi sto a dire quante cose, perché ce ne abbiamo veramente moltissime. Voglio ritornare naturalmente alla mostra, e quindi voglio ringraziare tutti quanti gli artisti, e li voglio pure nominare uno per uno. Quindi Adamo Modesto, non sono in ordine alfabetico, ma per come, diciamo, sono arrivate le varie cose, quindi ve lo dico subito. Per importanza. Ecco, per l'importanza. Così vi facciamo subito. Allora, Adamo Modesto, Alfio Scialappa, Anna Damiano, Claudio Stefanelli,
David Beauchot, Edoardo Pisano, Elena Di Felice, Eleonora Del Brocco, Ernestina Zavarella, Eugenia Serafini, Franco Pivetti, Giampaolo Berto, un altro maestro che non so se lo conoscete, ha stato per molto tempo docente di incisione all'Accademia di Belle Arti di Roma. Io sono una sua allieva, quindi una colpa sua se... Lauretta Laureti, Lucia Buono, colpa di Berto. Luciana Mascia, Luigi Ambrosetti, Marco Giacobbe, Maria Grazia Dari, Maria Sole Sollazzi, Marina Leli, Martina Codispoti, Massimo Lanzaro, Mauro Molinari, la sottoscritta, Monica Melani, Pietro Librici, Ralf Trillana, Roberto Pinetta, Rosanna Della Valle, Rossella Di Donato, Sabrina Trasatti. Siamo tanti, tre foglie. Sistu, Solimini Renata, Stefania Limatola, Walter Sambucini, Vincenzo Sanfilippo, Vittorio Fava, Wanda Bettozzi, Vanessa D'Antonio, Fiorella Zorri e Lidia Di Donato. Quindi un grande applauso a tutti noi. Ora mi assento e passo la parola ai professori. Dunque io sono stato coinvolto dalla Melani, cioè la proposta me l'ha fatto, io non mi sono fatto coinvolgere perché io quando faccio le mostre su un tema faccio sempre su quello già fatto e non su quello che si ordina di fare, proprio per andare a individuare quelli che sono quei filoni o quelle pieghe dell'arte che sono poco indagate. Ho fatto la mostra per esempio sul bianco, sui monocromi, sul rosso, i rossori dell'arte, sul il nero, Melanos, ho fatto le mostre sulle opere di Mussolini, che ha avuto grandi scontri perché ha dovuto venire la Digos perché facevano delle manifestazioni contro eccetera, che non era una mostra naturalmente apologetica, io sono di sinistra, non sono sempre stato, ma era una mostra di documentazione di un periodo della storia, perché poi parecchi di quelli che inneggiavano a Mussolini nei quadri poi dopo sono diventati socialisti o democristiani, qualcuno anche comunista credo. Quindi questi sono documenti che sono importanti. Quelli della carta. Documenti come? Quelle della carta. La mostra della carta, la mostra pensiero, ho fatto sempre tante altre tematiche, anche essendo un non credente ho fatto delle triennali d'arte sacra, che a dire di alcuni hanno detto me ci voleva un laico per fare una mostra così importante. Fatte a Celano e poi anche a Pescara, e quindi sono tutti argomenti che mi interessano perché l'arte non è soltanto il paesaggio, il nudo, il ritratto, la scena storica, cioè, è tante cose, è tutto. Diceva Virginia Woolf che per fare un mondo ci vuole un po' di tutto, ecco, nell'arte per fare arte ci vuole un po' di tutto, e l'arte naturalmente non è il tema. È il come, non è il che cosa, ma il come. Quindi lo stile e il linguaggio che deve. Qui devo dire che ci sono 3-4 opere che stento a inserirle nella tematica che è stata scelta. Però, vabbè, non c'è stata una selezione preliminare. Però la mostra ha delle opere interessanti, importanti. Quindi auspico che si faccia un catalogo e ho promesso, come io poi di mostre d'arte di erotiche, l'ho fatta, ho scritto anche un libro, un fantastico erotico, che è andato esaurito, l'unico libro esaurito. Infatti quando ero il coordinatore di Del Socchio, che avevo fondato io per l'edizione Bora di Bologna,
E allora mi dicevano, ma sai, ogni numero qui costa 20 milioni, cioè ci rimettiamo, gli abbonati non si ricoprono le vendite. E io dicevo, ma abbiamo sbagliato tutto, facciamo un giornale d'arte erotica, vedi che se sarebbe venduto saremmo diventati ricchi. Vabbè. E io le mie mostre che ho fatto sono state quelle del 73, glorificazione dell'Eros, con vari artisti, ma con 10 disegni di Belmè, perché ogni mostro c'aveva un omaggio, e esorcismo dell'Eros, e l'omaggio era a Zancanaro, quei famosi disegni del Gibbo, quelli che prendono in giro Mussolini. Poi però faceva parte di un quadrilatero di opere critiche, cioè il post fumetto Manatum, appunto sulla mostra, ecco un'altra mostra di far vedere quanto il fumetto ha dato alla mostra e viceversa, e l'immaginazione lirica, dove l'omaggio era allo scomparso Novelli. Quindi questi atteggiamenti. Poi ne ho fatto un'altra molti anni dopo a Seravezza, quindi ci ho bazzicato un pochino queste cose. Allora ho promesso a lei che se fa il catalogo le darò la premessa di uno o due dei cataloghi che ho scritto, a cui parlo dell'Eros, perché dopo tutto il resto invece parla degli artisti, ma non c'entra niente. Gli darò in modo che sul catalogo ci possa essere una voce in più dopo tutte quelle che sono state qui, sono passate in queste conferenze, e quindi anche domani avete una tavola rotonda, io purtroppo sono impegnato con un'altra, avevo detto però una tavola rotonda, invece poi mia moglie mi ha ricordato che abbiamo un impegno, e quindi sono venuto oggi, e auguro a tutti quelli che stanno qui di continuare a crescere, perché cresciamo tutti, d'età, quello che io dico, che ho sempre detto che tutti abbiamo una malattia congenita da quando nasciamo, che cresce, aumenta, fino alla fine poi. Ma anche perché alcuni di quelli che io non conoscevo e che ho visto, che ho pensato l'opera, possono entrare nelle manifestazioni, nelle iniziative che stiamo preparando, sia con Paolo Viterbini e Walter Nicci, sia con Enzo Levera, che non c'è qui, e quindi possiamo magari vedere di, anche con Vitiello, che è presente, possiamo vedere di coinvolgerli e completarli per andare ancora un po' insieme, perché l'arte aiuta a conoscersi. Quando io facevo le biennali di Rieti, quelle da cui sono andata la mia storia dell'arte, io le facevo per generazioni. Mi ricordo che quando feci generazione anni 10, stavamo la sera a tavola a cena, c'era davanti a me Cappello con Morena, cioè, che non si conoscevano tra loro. Ma come, non vi conoscete? No, cioè sono riuscito a fare incontrare degli artisti a conoscere, che si conoscevano di nome, di lavoro, ma mai di persona. Invece le persone si devono conoscere, anche perché credo che l'arte nasce sempre dall'arte, non è che l'arte nasce uno si alza la mattina o vede la realtà adesso, no, l'arte è sempre un linguaggio che nasce su linguaggi precedenti. È come io quando spiegavo ai miei studenti queste cose dicevo, voi volete fare i pittori, se non lo siete inizialmente non venite qui, potete imparare la storia dell'arte, magari la tecnica, ma se poi invece lo siete, allora che cosa fate? Assorbite, come quando mangiamo, no? Noi assorbiamo dei materiali, dei cibi, eccetera, degli alimenti, quelli che ci servono li metabolizziamo, gli altri li espelliamo. Succede così anche con la cultura, con l'informazione sull'arte e per l'arte, e quindi questi incontri sono utili e auspicabili. Allora, a ben rivederci la prossima volta. Buonasera a tutti, grazie per essere qui, è un momento di incontro. E giustamente sottoscrivo quello che ha poc'anzi riferito e sostanziato Giorgio Di Genova amabilmente. Credo che il viaggio sia nell'arte, e l'arte è un viaggio, virgola, insieme, ovviamente. E quindi nell'arte possiamo ritrovarci.
Anche a me è capitato di far incontrare artisti che non si conoscevano, non perché di latitudini diverse, ma perché non frequentavano lo stesso giro, non ci sono state occasioni di incontro, eppure l'arte è incontro, o perché non frequentavano, diciamo, un fronte artistico. Lo spirito dell'Eros è la traccia, il tema di questa riunione di questa sera, ma fondamentalmente l'esposizione che è corroborata da valenti pezzi che sono qui. Credo che gli artisti si siano dati, nel senso che abbiano concesso alla loro sfera più intima di emergere. E poi credo che lo spirito della vita, lo spirito dell'Eros si abbraccino dovutamente, perché da lì nasce tutto, insomma. Io credo che l'artista abbia voglia, ma non sempre lo fa, o per pudore, o per timore, o per una certa melanconia domestica, o perché non si sente completamente avvisato, o perché non riesce ad avere un'empatia diretta, si sottrae e non dà forse il meglio, e che viene attraversato dall'Eros. L'Eros è fondamentale, ovviamente, nella vita di ognuno di noi, è l'origine per cui noi siamo qui, e credo che quest'oggi noi abbiamo dei linguaggi a confronto, dei codici a confronto, che poi, voglio dire, il tema è quello centrale, di una vita da vivere perché ci sia proiezione nel futuro. Io credo che è importante oggi vedersi, vedere le opere, commentarle, è un momento significativo per essere socialmente attendibili. E io credo che l'artista oggi, grazie a Monica Milani, grazie allo staff, grazie a questa struttura che io non conoscevo, è la prima volta che vengo, ma sono venuto appositamente proprio per conoscere lo spazio, per conoscere artisti. Io stamattina alle 7:01 ho firmato al Museo di Capodimonte e poi sono scappato alle 15:30. Ormai noi siamo molto serrati, noi siamo vigilati, perché il pubblico impiego è sotto la lente di ingrandimento, e il Museo di Capodimonte merita però molti più funzionari. Io ho 5 uffici, e Franceschini forse questo non lo sa, come, ecco, lì nel museo c'è una partecipazione da parte dal custode al funzionario per una visione di Napoli. E si diceva che Napoli, che è una città bellissima, venite a trovarci, venite al Museo di Capodimonte, venite a trovare una Napoli che noi stesso ritroviamo. Ora, il 14 febbraio, ci sarà, e qui c'è il collegamento con lo spirito dell'Eros, una manifestazione, una rassegna, cioè nei luoghi più significativi della città. Noi abbiamo Sylvain Bellanger, che è il nuovo direttore del Museo di Capodimonte, io lavoro a contatto diretto con lui, riceverà gli ospiti domenica all'11, il giorno San Valentino, la festa degli innamorati e via dicendo, e perché c'è stato uno scrittore che ha avuto l'idea di personalizzare con la presenza appunto di persone di rilievo un focus sul lato amore. Innamorati per innamorarsi di Napoli, insomma. E credo che Napoli meriti un ascolto, meriti una fruizione. E c'è uno spirito vitale nei napoletani. Io parlavo con Bellanger in ascensore, ci siamo ritrovati, e lui diceva: ma voi siete supremi quando dovete in pochissimo tempo realizzare qualcosa. E noi siamo plastici, noi riusciamo a risolvere delle situazioni incredibili, noi abbiamo l'esercizio al miracolo.
ok? E poi casomai manchiamo di segreterie o di uffici e via dicendo. Quindi lui rimaneva basito in dei momenti in cui risolvevamo, e risolviamo ancora tutt'oggi, al di là di Franceschini, delle situazioni incredibili. Noi siamo rimasti acefali, perché ora noi siamo staccati dalla sovrintendenza, dal polo museale, eccetera. Non abbiamo l'ufficio acquisto, non abbiamo l'ufficio personale, non abbiamo l'ufficio pensioni, ora si sta ricostruendo tutto. E mi diceva, voi avete una forte creatività e risolvete. Io gli ho detto, ma noi siamo radioattivi, perché noi abbiamo il Vesuvio, ci sono degli ioni che credo attivino quello che abbiamo dentro, quindi c'è questa attivazione quasi radioattiva, direi, no? Questi ioni che diventano degli impulsi, e ci sta lo scivolamento sull'erotico come lo scivolamento sulla vita a 360 gradi. Conoscere Napoli non la conoscono nemmeno i napoletani, però ricordo una volta io ho accompagnato un amico scrittore, Giorgio San Giorgio di Bologna. Lo accompagnai a Posillipo, a Marichiaro, c'è cioè la discesa Marichiaro dove lì ci sono delle ville molto belle, cioè, mandarini a Posillipo, fantastici, 20.000 metri quadrati, un affaccio sul mare che era una delizia estrema. Ci sono degli scogli tufacei ritagliati dove i vecchi casalesi, ma non quelli di Casal di Legge, quelli là del casale di Posillipo, scendevano per fissare con il sale i vestiti, il colore dei panni. Poi c'era l'arco del golfo. L'arco del golfo fondamentalmente è un abbraccio mancato. Poi c'era Capri, pure Ischia, Procida, eccetera. Lui si ferma un attimo, guarda sta scena, va via un aliscafo verso Mergellina, prende il telefonino, chiama la moglie Daniela a Bologna e dice, tu sai dove sono? Allora lei dice, sì, certo, so che stai a Napoli. No, io sono in paradiso. Allora, un tuffo erotico merita Napoli, perché è notevole. Scusatemi, parlo della mia città, io sono doc al 100%, sono di Chiaia, credo che Napoli meriti. Ovviamente, un'altra considerazione ultima, scusatemi se mi sono trattenuto, vorrei dire, ci sono moltissimi artisti qui presenti, da Luciana Mascia a Lucia Buono, che conosco molto bene, a Rosanna Della Valle, a Carlo Cottone, a Eugenia Serafini, e a tanti, il nostro amico di Ponte Bertusi, Edoardo Pisano, è stato gentilissimo, ci ha ospitati per una presentazione magnifica di Percorsi d'Arte in Italia 2015, abbiamo visto poi il filmato notevolissimo che è stato girato, che io ho notato, è stato anche su YouTube, e quindi ringraziamo di tutto questo, sì certo, di Eraldo senz'altro, e noi abbiamo potuto, diciamo, tramite questa pubblicazione, riuscire ad agganciare degli scomparsi e quindi a rimetterli un attimo in gioco per un discorso di fruizione e di attenzione, ma tanti artisti che non riuscivano a essere inseriti in un contesto degno. Io credo che Percorsi d'Arte in Italia sia stato, e lo sia, lo sarà spero, in futuro una traccia guida, un periscopio guida sull'arte contemporanea. Io credo che, per esempio, c'è il saggio di Giorgio che io ho consumato, e lì i saggi sono diciamo, di notevole importanza e spessore, che guidano alla lettura di tutti gli artisti. Volevo dire questo, ci sono artisti che meritano un ascolto, qui sono ascoltati e sono anche esibiti, e quindi questo è molto importante. L'artista deve, può e deve mettersi in discussione. Allora, se si mette in discussione con l'Eros, mette in discussione se stesso. Grazie. Vorrei aggiungere una cosa, a parte che io ho insegnato 8 anni a Napoli, posso dire che i napoletani sono simpaticissimi, ha preso piccole dosi. Mi ricordo che quando andai un altro insegnante che era un pittore mi disse, tu vieni più a Napoli, lui ci ha insegnato. Napoli è spagnola,
e araba. C'hanno questi due aspetti dello spagnolismo, quindi questa italo, cioè, e arabi che ti dicono delle cose e poi non si capisce, vabbè, ma questo è tanto per ammorbidire. Io non mi permetterei mai di dire di Roma quello che ha detto lui di Napoli, perché Roma è sporca, cioè, noi siamo molto più critici, ma noi veniamo dove c'è sta il Vaticano e siamo abituati a avere la spilla per puncicare i palloni gonfiati, quindi noi romani anche se ci puncicano la spilla. No, volevo solo darvi una notizia straordinaria che forse nessuno di voi sa, che io ho accertato nei miei studi, visto che si parla di Eros. L'Eros si sa è femminile, mentre l'uomo c'è il Logos, ma non è poi del tutto vero, perché anche le donne hanno il Logos, anche le donne l'uomo. Però la pittura e la scultura sono creazioni della donna. È la donna che ha fatto i primi vasi, esistono dei miti che lo raccontano, eccetera, io ne ho scritto di questo, e anche le prime pitture sono delle donne, e le donne che, mentre gli uomini andavano a caccia, le donne stavano lì per fare, magari dipingere le stoviglie. C'è un dei Levi-Strauss, proprio un mito molto importante sulle stoviglie, eccetera, hanno inventato la pittura. E ci sono tanti miti che dimostrano come il colore, il fare il colore con la terra, sono legate al femminile. Quindi adesso le donne stanno riconquistando quello che l'uomo gli ha strappato durante. Era uno. Grazie. Allora io volevo soltanto ricordarvi che domani intorno alle 14.30, 15 c'è questa tavola rotonda che dal titolo Verso una sessualità di nuovo paradigma. Quindi ci incontreremo e ognuno esprimerà. ci sarà un poi vabbè io farò un intervento esperienziale con la che non si vede più niente. Eccolo, ritornato. Un intervento esperienziale con la pittura energetica. Si chiama Accogliere, Ascoltare, Sentire e Unire per creare energia di libero amore. Faremo delle esperienze in un medesimo foglio, più persone, e lì vedremo come riuscire ad armonizzare le nostre energie per incontrare l'altro. E poi sono previsti invece domenica due laboratori, ma questi sono a prenotazione. Uno è Nello Mangiameli, Sessualità della conoscenza, e l'altra Rosella Falappa, Sulle fiamme gemelle. Entrambi hanno fatto oggi la presentazione dei loro laboratori e anche dei loro libri, e sono stati sicuramente molto molto interessanti. Naturalmente è un argomento che va riapprocciato in un modo nuovo. Ci stiamo evolvendo, e quindi è bene che andiamo a rivedere anche questo, che è uno degli aspetti più importanti, perché a livello di energia è l'80% della nostra energia di spinta all'evoluzione, è proprio quella della sessualità. Quindi dobbiamo conoscerla e saperla anche gestire bene. Faremo la seconda, chi lo sa, può darsi che quel prossimo anno potremmo anche rifarlo, come no, certamente. Ora vediamo se riusciamo anche, oltre, adesso ce ne andiamo a prenderci un bel tiramisù, poi se riusciamo a fare un collegamento con una persona che è un esperto di energia tantrica, tramite Skype, ora vediamo se riusciamo a fare questo collegamento, per chi può rimanere. Ci abbiamo anche quest'altra cosa. Va bene? Buona serata e grazie a tutti.